Mi sono permessa di togliere la mascherina perché siamo tutti distanti, anche Francesco. Quindi oggi con piacere e con soddisfazione un nuovo appuntamento insieme a Tommasi che si ripete ormai da qualche anno. Credo che non ti stai. No, e quindi per noi è un bel appuntamento che si rinnova e che quindi anche questa volta riusciamo a presentare, questa volta in ottobre. E ha voluto a presentare due cicli di opere, esatto, contemporaneamente come lo scorso anno, Realtà soggettiva, che sono le opere su questa parete alla mia sinistra, e Sogni di Narf, questi sulla destra. Francesco riesce sempre a stupirci con il suo lavoro meticoloso, molto curato, preciso e anche libero nella sua fantasia, che comunque ha una forte personalità ed è inconfondibile, quindi una grande caratteristica per ciascun artista essere inconfondibile, ed essere facilmente riconoscibile, e lui questa qualità ce l'ha, e quindi penso che chiunque di noi veda un'opera così può subito collegarla a lui e al suo lavoro. E quindi Francesco, so che volevi dire qualche cosa, mi fa piacere. Dato la vecchia è, preferisco leggere. Allora, ringrazio Mariano, come ho detto prima, speriamo che non si stanchi di ospitarmi. Grazie anche a tutti voi per il prezioso aiuto, il supporto, cioè abbiamo bisogno, no, noi pittori, di essere un po' aiutati. Anche in questa rassegna, come nello scorso anno, come ha già detto Marianna, ho rivolto la mia attenzione a due differenti argomenti, i sogni di Nard e realtà soggettiva. I sogni di Nard, esposti qui alla mia destra, è un tema tratto da una narrazione di sogni collegati fra loro da una trama comune. La realtà soggettiva, tema di ispirazione filosofica. Le due tematiche apparentemente sono diverse, ma in realtà entrambe sono unite dallo stesso concetto, sono libere da referenzialità descrittive, permettendo così allo spettatore di accostarsi alle opere con la propria sensibilità intuitiva. Naturalmente non bisogna soffermarsi esclusivamente sull'aspetto oggettivo, ma andare oltre ciò che vede l'occhio fisico, percependo così l'essenza delle cose. Chiuso l'argomento. Le opere alla mia destra si possono esporre anche appese, ci sono due dimostrazioni, hanno dei piedini, basta sfilare i piedini e si possono appendere. Come avrete visto, penso, sui Debian, al termine della mostra, fra 15 giorni, la mostra per intero è donata da me al Comune di Cilesano. È tutto, perciò questa bella mostra. Grazie a tutti. Grazie.